Rassegna stampa di oggi, 25 aprile 2018. Cari amici, questa è la seconda edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Renzi invoca un giorno di riflessione, poi in piazza a Firenze ferma i passanti e chiede: voi governo PD Movimento 5 Stelle? L'ex segretario prima ha twittato per ricordare il 25 aprile e fermare le discussioni politiche, poi si è messo a fare un sondaggio in piazza sull'opportunità o meno di accettare un'intesa con i 5 Stelle per formare un esecutivo. Tiziano Renzi e l'affare degli outlet, parla l'ex socio D'Agostino. Lo usavo per condizionare psicologicamente i politici. In un'intervista alla Verità di Maurizio Belpietro, l'immobiliarista di origini pugliese non usa giri di parole per descrivere in cosa consisteva il suo rapporto con il babbo dell'ex segretario del PD. Traffico di influenze? Sì, ma ci vorrà tempo, il processo e il massimo della pena è 3 anni comunque. Governo all'Assemblea Generale, CGIL, si spera nell'alleanza Movimento 5 Stelle PD, la Camussa ha detto siamo specchio del paese, la conferma arriva dagli stessi iscritti che non nascondono di vedere di buon occhio un'alleanza di governo tra PD e Movimento 5 Stelle. Sì, nel sindacato tante persone hanno votato Di Maio. Alla Camera del Lavoro di Milano si sono riuniti iscritti e vertici della CGIL per il congresso generale che si è svolto a porte chiuse. Secondo un'indagine della Fondazione Di Vittorio, realizzata insieme a Tecné, sul voto dello scorso 4 marzo, circa un terzo dei membri del sindacato guidato da Susanna Camusso ha votato per il Movimento 5 Stelle. 25 aprile Mattarella dice lotta di civiltà contro massacratori, Gentiloni dice fuoriscatto, Di Maio dice Costituzione faro. Il capo dello Stato ha scelto l'Abruzzo per celebrare il 73° anniversario della liberazione. La patria non era quella fascista, il capo politico dei 5 Stelle ha detto. Il capo politico dei 5 Stelle invece ha detto uomini e donne di idee diverse sconfissero insieme i nazifascisti. A Milano fischiato gli ex deportati, la sindaca Raggi contestata al momento del discorso. Di Battista a Marina Berlusconi, vero, non sarò nei libri di storia, lascio per mia volontà e non per le condanne. L'ex deputato Movimento 5 Stelle risponde alla figlia dell'ex premier che ha accusato i pentastellati di assoluto disprezzo della democrazia. Mi accontento di aver contribuito ad un movimento capace di contrastare con forza l'immoralità dilagante. Sono fiero della persona che sono e questo lo devo innanzitutto a mio padre. Controreplica della presidente Mondadori, dice io fiera del mio, prendo atto che non lo definisce più male assoluto. Cari amici, con questo è tutto, vi do appuntamento alla prossima rassegna stampa e vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buona prosecuzione con i nostri programmi.